Se la Corte Costituzionale bocciasse il referendum, lei direbbe come Berlusconi che c'è stato un'influenza del Presidente della Repubblica in questa decisione? Cioè, che il Presidente della Repubblica sia solo arbitro in questo momento non ci crede nessuno, Giulia, vuoi dire L'ha detto qualcosa lui, ha tu detto in ieri che è contento di conclusione? aver fatto quella Sì, cosa. Michele, anche sulla rete vorrebbero chiedere al sottosegretario perché la lotta alla corruzione, che vale 60 miliardi di euro, non è diventata priorità del governo e anche della fase 1 della manovra. E poi sulla fase 2 c'è un po' di preoccupazione sulle liberalizzazioni, perché nella fase 1 si è un po' provato, ma alla fine timidamente su farmacie e taxi non si è riuscito a fare niente. Quindi Pietro Banni dice che alla fine si è soggiogati un po' dai poteri forti. Come si può fare allora nella fase 2 a non far ricadere ancora il peso della manovra su lavoratori e pensionati? Sbagliare come l'altra volta, A che t'ho proposito? avvertito. No, no, siamo per favore, su. È il momento di Mauro, quindi No, questo l'altra è. volta dette perché No, c'è una canzone che ci no, no, deve no, votare e quindi non abbiamo cambiato le frequenze. no, 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 no
la lotta alla corruzione. La lotta alla corruzione noi la stiamo facendo modificando alcune norme che riguardano innanzitutto la circolazione del contante, perché le tangenti si pagano in contanti, avete visto il filmato? Si portavano le mazzette. Se noi stringiamo la circolazione... Prima, poi hanno fatto i bonifici, però. Hanno corretto, eh? No, le dico, presentato dice che presentavano... Quella era una prima fase. Poi si sono evoluti, hanno... Sì. Però voi potete controllare adesso. Adesso noi siamo in grado di controllare... Noi poi, l'amministrazione è in grado di controllare tutta una serie di movimenti. E siccome la corruzione c'è, se c'è voi la possibilità di contare... impulso a chi controlla. In più, sul penale... Prima Di Pietro forse non ha colto un elemento di novità nella norma, ma noi abbiamo messo il penale nel caso dell'evasione fiscale, nell'eventualità in cui ci siano false dichiarazioni c'è il penale. E questo è importante. C'è il penale. Quindi eliminazione, riduzione della circolazione del contante, che è la fonte poi di ogni corruzione. Poi reato per chi fa false dichiarazioni. Sì, possibilità da parte dell'amministrazione. Da parte non paga le tasse, bisogna fare il reato per chi non paga le tasse, non per le false dichiarazioni soltanto. Perché è una cosa che io dichiaro il fatto. Se uno non paga le tasse. No, spiego. Lo spiegamo tecnicamente. La falsa dichiarazione è che nel momento in cui io ti prendo e ti dichiaro, c'hai i capelli bianchi o c'hai i capelli neri, tu mi dici neri, invece ce l'hai bianco, ma hai dichiarato il falso. Ma il 99% delle volte non ti prendo e quindi io evaso. Ho evaso perché tu non mi hai scoperto. Io devo combattere chi evade. Ma perché ci sono... Certo, se fosse solo questa, ma poi abbiamo tutti i controlli, la possibilità di controlli sui conti bancari. Ma mi spieghi perché 300 miliardi di euro all'anno vengono evasi, allora o no? E certo. È un falso questo. Benedetto il Signore. Ah, ma le norme sono entrate in vigore adesso. Ma quale norme in vigore? Non ci sono. No. Si sta portando troppo avanti col programma. Aspettiamo un attimo. No, su questo non consento, scusa. Prima ha fatto un elenco, Travaglio, che non finisce più. Quali no? Questa è una goccia d'acqua in un deserto. Il vero problema sta a monte, è ripristinare tutta una serie di reati, eliminare tutta una serie di leggi ad personam che sono state fatte e individuare, a cominciare dalla convenzione che non è stata approvata. Leggi enormi da fare. Ma davvero voi pensate che semplicemente aver abbassato a 1000 euro quando hanno abbassato la tracciabilità, se non individuo chi gli corre appresso e quale reato gli commette? Che hai scoperto che dopo 1000 euro invece di pagarti in contanti, invece di pagare 2000 euro in contanti, ti fanno due volte 999 euro in contanti? No, non è possibile. Non è possibile. Ma come perché... non è possibile? Ma non è possibile perché due pagamenti alla stessa persona, allo stesso mese, di 999 è reato. Ma come viene a saperlo tu se sono contanti? Ma i contanti da dove li prendi? Ma tu pensi davvero che stanno ancora... Ma da dove ma i contanti da dove li prendi? Dalla banca. Viene? Ma la banca non te li dà. Ma chi te l'ha detto che non te li dà? Ma chi te l'ha detto che non te li dà? Ma se vai, ma scusa, alla terza volta, alla quarta volta che tu vai in banca a prendere 1000 euro in contanti c'è la segnalazione direttamente alla Banca d'Italia. E che ci fa? La Banca d'Italia segnala alla Guardia di Finanza. E quindi che ci fa? E la Guardia di Finanza deve che ti controlla. Ci fa? Non è reato, lo vuoi capire o no? Ah, ah cazzo! Ma non ci vengo più, questa trasmissione non ci vengo più. Eh? Non ci vengo più.
di fronte a queste no, non dica così, sto scherzando. Non dica così. Ma no, devi prevedere la sanzione. Ho capito. Di Pietro, ho capito, lo possiamo risolvere stasera. Allora, scusate. Lo possiamo risolvere stasera. Prendi stasera tutti quelli che, prendi tutti. Devo dire una cosa importante. 200.000 euro. Devo dire una cosa importante. A proposito di soldi. È una sindrome, non c'è niente da fare. Mettete tutti in galera. Vai, vedremo tanto le prossime. Vorrei tutti con l'anno nuovo facciamo un check. Con l'anno nuovo facciamo un check.